oggi per fare il pirellino al mercato vicino casa ho comprato le Martinsec, sode, ruvide. Mi sono affezionata a questo piatto passepartout. Mi piace l'idea di ubriacare le pere nel vino bianco, quello buono, come il moscato che è dolce di suo. Non seguo mai le dosi alla lettera, devo sempre fare mie ricette, magari studiando delle varianti su misura. L'equilibrio del piatto più che altro ruota attorno agli aromi. Il sapore di anice stellato e di scorza di limone, con la cottura, invade la polpa del frutto. Raccolgo il succo prezioso che faccio cadere a pioggia con l'uvetta e le noci spezzettate, pronta a ubriacarmi di dolcezza.